controluce no, ragazzi, attenti. Sì, però non contro luce, presidente, venga qui allora. Dell'Europa. Mi vedo più aggressivi che mai. Sul dossier dell'Europa rispetto al premierato. Raga, vedete la metà della bocca. Giustizia è la prima vendetta di Ursula nei confronti del governo? No, al contrario direi. Invece è un, come lo dobbiamo interpretare, un garbo istituzionale. Questo report era nel cassetto, forse era più corretto che gli italiani che sono andati a votare lo conoscessero preventivamente prima di andare a votare, prima di incoronare la Meloni che si è candidata e poi non è andata in Europa. Quindi perché l'ha tenuto? È stato un caso di autocensura? È grave la denuncia che viene dalla Commissione Europea per quanto riguarda il premierato, conferma quello che stiamo dicendo, una riforma del tutto squilibrata, del tutto inadeguata a restituire il senso vero di una democrazia. E poi ancora sono gravi ovviamente tutte le osservazioni che si fanno, che noi abbiamo già denunciato, l'abolizione dell'abuso d'ufficio, la necessità di un conflitto di interessi. A mia prima firma, io ho portato in Parlamento, alla Camera, in Aula, il Governo ha mandato la palla in tribuna, abbiamo bisogno di regolare il conflitto di interessi. E così tante altre questioni, lo stato dell'informazione che viene descritto in Italia. Assolutamente tutte cose molto gravi. C'è un problema legato alla Repubblica sulla questione. Beh, lei non può dire, guardi, questa è disinformazione. Mi permetti, glielo dico col sorriso. Nessun partito se ne è mai occupato. Allora, noi dalla scorsa legislatura abbiamo la proposta per la Procura Nazionale sul Lavoro, abbiamo aggiunto anche la proposta per il reato di omicidio sul lavoro. Da ultimo abbiamo anche introdotto quello che abbiamo introdotto, il DURC nel campo edilizio, vogliamo anche il DURC, l'indice di coerenza anche per il settore agricolo e negli altri settori di attività. E poi ovviamente dobbiamo investire, chiediamo da tempo più soldi per nuovi ispettori, per rafforzare i controlli. Quindi al Movimento 5 Stelle questo non lo deve dire sinceramente. Presidente, le parole di Mattarella sui giornalisti aggrediti così diverse da quelle di La Russa. Diciamo che il presidente Mattarella e il presidente La Russa hanno due formazioni politiche e culturali completamente diverse. L'uno si è nutrito di cultura democratica, l'altro si è nutrito della visione dei busti di Mussolini. Sono cose completamente diverse. Dei busti di Mussolini.